importante per il settore del turismo italiano, che prospettive possono emergere per dare un'ulteriore spinta al turismo. Ma sicuramente il digitale è una cosa importantissima per la spinta del turismo in Italia. Almeno il 91% delle persone almeno una volta ha prenotato un viaggio via internet, il 68% decide un itinerario di viaggio su internet, quindi questo ci fa capire quanto importante è il settore. Nel piano nazionale il settore digitalizzazione ha un capitolo molto importante, che tra l'altro è stato concordato insieme alle regioni, di cui naturalmente la Toscana è come oggi diremo, è capofila. Il 2 dicembre sarà presentato le decisioni appunto che sono state prese insieme al MIBAC. Noi abbiamo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico già firmato un accordo per internet gratuito nelle grandi città d'arte, nelle stazioni, negli aeroporti, sulle coste, che sarà attuativo già da febbraio del 2017, quindi è tutto un lavoro che si sta mettendo insieme il Ministero, insieme alle regioni e ai stakeholder, che noi crediamo darà dei frutti concreti già all'inizio del prossimo anno. Grazie mille. Ben trovato. Grazie. Allora, ci racconti questa nuova edizione, Why BTO 2016, cosa significa e quali sono le novità su cui ci si concentrerà quest'anno? Allora, è un'edizione che abbiamo pensato molto diversa dal punto di vista del tema. Come più volte detto, noi ci siamo occupati per 8 anni e in parte continuiamo a occuparci di come si fanno le cose e come gli operatori del mondo del turismo si devono approcciare al mondo tecnologico di internet. Quest'anno siamo voluti andare un pochino più in là, affrontando un tema che è quello appunto del perché determinate aziende hanno avuto successo nel mondo del turismo, perseguendo in qualche modo degli obiettivi in maniera molto determinata, e siamo andati ad invitare dei relatori che potessero in qualche modo portarci nel cuore delle aziende. Quindi è stata un'edizione molto complessa dal punto di vista organizzativo, perché cercare relatori sempre più in alto nei board delle aziende non è facile. Però ce l'abbiamo fatta, avremo tutte le aziende che volevamo, che storicamente vengono in BTO, ma con un taglio profondamente diverso. Quindi ci sarà Ryanair, ci sarà il numero 2 per esempio di Priceline, che è il gruppo che in qualche modo comanda il turismo in questo momento, avendo in pancia player come Booking.com, Kayak, eccetera eccetera, Expedia, TripAdvisor, insomma li avremo tutti. In più, con un panel finale al quale tengo moltissimo, in pratica anticipa un po' quella sarà invece BTO 2017, perché parleremo veramente di futuro, parleremo di futuro del mondo del travel, capiremo che cosa ci aspetta nei prossimi 15 anni, quella che viene ormai considerata la rivoluzione industriale 4.0, quella della robotica, che ci presenterà degli aspetti molto diversi e anche molto impattanti dal punto di vista turistico. Sarà un finale che ci accompagnerà poi alla prossima edizione, quella del decennale. Beh, la Toscana è un po' la punta di diamante del turismo a livello nazionale, possiamo dire così. E qual è il valore aggiunto che questa regione porta al nostro turismo? Beh, la Toscana ha un vantaggio, io vivendoci lo so, il vantaggio è quello di poter offrire davvero tantissime cose, quindi è una regione che ha mare, campagna, enogastronomia, città d'arte, tante, è molto belle, quindi è baciata alla fortuna dal punto di vista turistico. Però non dobbiamo mai dimenticare che la fortuna che hanno fatto a farla così bella e a i nostri visto stasera comincia la feccia sui medici, anche quelle persone lì che nel Rinascimento hanno costruito la fortuna che ancora noi oggi godiamo, dobbiamo meritarcela e dobbiamo continuare a gestirla in maniera oculata. Ci sono un sacco di cambiamenti che affronteremo molto presto, dalle smart cities e quant'altro, e alla viabilità, alla sostenibilità delle città d'arte, che in BTO affronteremo per cercare di capire qualcosa. Grazie mille, ci vediamo allora a Firenze al BTO 2016. Vi aspetto, a presto. Grazie. Quest'anno le prenotazioni sono incrementate
degli operatori di oltre il 15%, pensiamo che sia divenuto davvero un elemento di un punto di riferimento nazionale, nel quale ci interroghiamo tutti sull'efficacia delle nuovi strumenti di comunicazione, sullo spostamento che questi determinano nel costruire prodotti turistici, sull'efficacia che questi rappresentano nei mercati che sono rivolti agli operatori del settore, sono rivolti alla costruzione e facilitazione della nostra offerta turistica nazionale. È una tappa rilevante e forse determinante nei processi di innovazione che questa economia determina, ed è un punto di riferimento rispetto a questo settore dell'economia europea e nazionale senza dubbio. Senta, è anche un periodo molto particolare per la Toscana, si parla tanto di flussi turistici a livello anche, come dire, culturale, non solo economico. Che cosa può arrivare come risposta per la nostra regione da questo appuntamento, anche in prospettiva futura? Beh, la colgo come la sento questa domanda. Noi siamo sotto una pressione rilevante, 90 milioni di presenze sono la misura del peso e del valore che il turismo rappresenta per la Toscana. Siamo convinti di dover offrire di meglio e offrire di più. Siamo convinti della Toscana che ha dei punti di attrazione a livello mondiale debba raccontarsi tutta intera. Dobbiamo raccontare della Toscana i nostri borghi, la campagna, il buon vivere, la buona cucina, il nostro arcipelago, il nostro Appennino, la nostra montagna, oltre le città d'arte. E questo significa far crescere le motivazioni di viaggio, far crescere la percezione dell'offerta che l'Italia tutta e la Toscana in particolare, dal mio punto di vista, possono offrire. Offerta culturalmente più strutturata, questo è il tema sul quale stiamo lavorando. I numeri sono importanti, i visitatori sono il sangue del nostro sistema, ma noi dobbiamo puntare a formare, a costruire un'offerta più accogliente e più attrezzata culturalmente. Chi visita la Toscana deve essere consapevole, più consapevole di quello che gli viene offerto, e non è un problema del visitatore, è un problema nostro riuscire a crescere nella comunicazione, a dare spessore e qualità al nostro messaggio. Camera di Commercio? Sì, come Camera di Commercio Firenze abbiamo sempre creduto nel progetto BTO, la digitalizzazione, il nuovo turismo digitale è per noi fondamentale. Abbiamo voluto puntare soprattutto non solo su una semplice fiera, ma su una crescita culturale di tutta la città e di tutto l'ambiente del mondo del turismo, perché Firenze era il luogo naturale dove poter sviluppare un progetto tale. Grazie soprattutto a BTO Educational noi siamo riusciti a portare un progetto che portava l'economia digitale nel mondo del turismo per creare cultura alle nostre strutture ricettive. Ci abbiamo sempre creduto, l'abbiamo vista nascere piccola, oggi essere diventata sicuramente un fenomeno non solo nazionale ma anche internazionale, e continueremo a sostenerla e anzi a pensare come svilupparla ulteriormente, come rendere questa grande fiera un evento unico per tutto il settore a livello internazionale. Grazie.